Amici e amiche, fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo, ben ritrovati alle nostre catechesi sulla santità. Abbiamo iniziato a parlare della via unitiva, di quella via che ci permette veramente di sperimentare l'unione con Dio e abbiamo parlato nel video precedente, abbiamo iniziato a parlare della prima fase di questa via unitiva, che è la via unitiva attiva o semplice. Abbiamo visto che in questa via unitiva, attiva o semplice, bisogna coltivare i doni dello Spirito Santo e bisogna praticare la contemplazione acquisita o attiva, oppure detta orazione di semplicità, perché si semplifica tutto, si semplificano gli affetti del cuore, si semplificano gli atti intellettuali. E quindi abbiamo visto che c'è in questa via unitiva, attiva o semplice, questa caratteristica dei doni dello Spirito Santo che devono essere coltivati e anche di questa contemplazione attiva o acquisita. Abbiamo detto che da oggi parliamo dei doni dello Spirito Santo in generale, quindi facciamo questo video introducendo, ecco, ai doni dello Spirito Santo e poi vedremo nei video successivi, uno per uno, tutti i doni dello Spirito Santo. Li andremo proprio a conoscere personalmente, ciascuno ecco, per se stesso, quindi andremo proprio uno per uno a vedere poi quali sono questi doni dello Spirito Santo. Qui iniziamo a parlare dei doni dello Spirito Santo in generale. Vediamo cosa dice il nostro compendio di teologia ascetica e mistica a proposito dei doni dello Spirito Santo in generale. Iniziamo al solito con un segno di croce, invochiamo lo Spirito Santo affinché scenda su di noi, affinché lo Spirito Santo apra la nostra mente, il nostro cuore alla comprensione di quello che leggeremo e mediteremo insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dunque, i doni dello Spirito Santo. Andiamo a vedere intanto la natura di questi doni dello Spirito Santo, l'eccellenza dei doni dello Spirito Santo, il modo di coltivarli, questi doni dello Spirito Santo, e le varie classificazioni, ecco, di questi doni. Vediamo intanto la natura dei doni dello Spirito Santo. Abbiamo detto a suo tempo in che modo lo Spirito Santo, in abitante nell'anima, vi produca, oltre la grazia abituale, che è quella vita divina che ci permette appunto di vivere una vita superiore a quella naturale, a quella umana, la vita soprannaturale di Dio. Quindi lo Spirito Santo produce nell'anima questa vita soprannaturale, questa vita della grazia abituale, ma oltre a questo, oltre a questa vita divina, questa vita soprannaturale, lo Spirito Santo produce anche degli abiti soprannaturali. Abiti soprannaturali che perfezionano le nostre facoltà, le facoltà della nostra anima vengono perfezionate dall'azione dello Spirito Santo nella nostra anima e questo perfezionamento rende capace le nostre facoltà di produrre degli atti soprannaturali sotto l'impulso di una grazia attuale, di un intervento attuale dello Spirito Santo. Quindi abbiamo visto che lo Spirito Santo non solo ci dota di una vita soprannaturale, cioè ci dà la vita divina, ci dà la possibilità di partecipare alla vita di Dio e di sperimentare questa vita di Dio in noi, ma poi ci dà anche la possibilità di compiere degli atti che sono soprannaturali, non naturali, che non dipendono dalle nostre facoltà naturali, ma dipendono dallo Spirito Santo che produce degli abiti soprannaturali nell'anima che vanno a perfezionare le nostre facoltà. Quindi le nostre facoltà vengono perfezionate, potenziate, vengono, possiamo dire, elevate
affinché possano essere capaci di produrre degli atti soprannaturali. Quindi vedete, cioè avviene una trasformazione, anche le facoltà dell'anima vengono perfezionate, vengono elevate ad una vita soprannaturale e vengono rese capaci di compiere, di produrre atti soprannaturali, sempre ovviamente sotto l'impulso della grazia attuale, cioè di quell'intervento attuale, quell'intervento, diciamo, che viene dallo Spirito Santo in quel momento, possiamo produrre atti soprannaturali, sempre con l'aiuto ovviamente della grazia attuale dello Spirito Santo. Però le nostre facoltà vengono perfezionate anche dallo Spirito Santo, rese capaci di poter fare questi atti soprannaturali. Se lo Spirito Santo non rendesse le facoltà capaci di produrre degli atti soprannaturali, allora le facoltà non potrebbero produrre questi atti soprannaturali. Ma lo Spirito Santo invece non solo rende le nostre facoltà capaci di produrre atti soprannaturali, quindi eleva le facoltà, le perfeziona, le potenzia. Ma in più lo Spirito Santo poi si serve di queste facoltà che sono state perfezionate ed elevate per compiere anche degli atti soprannaturali per mezzo di queste facoltà. Cioè per permettere a queste facoltà di compiere degli atti soprannaturali. Facciamo un esempio. Io, senza l'aiuto di Dio, non posso amare Dio come Dio ama se stesso. Non posso amare Dio come Dio ama. Il mio amore è un amore naturale, non è un amore soprannaturale senza lo Spirito Santo. Posso amare naturalmente, un amore naturale. Ma non è l'amore soprannaturale di Dio, cioè in me non c'è l'amore di Dio. Se io amo naturalmente, amo secondo la mia natura umana. Ma se Dio mi dona lo Spirito Santo, la vita divina e la capacità anche di amare soprannaturalmente, cioè di amare non soltanto da un punto di vista naturale, ma da un punto di vista soprannaturale, cioè mi dà la capacità di amare come ama Dio, e mi permette, mi aiuta ad amare come ama Dio, ecco che io già il mio amore non è più un amore solo naturale, ma è un amore soprannaturale. Cioè io sto amando come Dio ama. Quindi vi rendete conto che qui non si parla più di una vita naturale, qua si parla di una vita soprannaturale, non si parla più di un amore naturale, si parla dell'amore stesso di Dio che viene a vivere nell'anima e che noi, per mezzo dell'aiuto dello Spirito Santo, possiamo esercitare verso gli altri. Quindi è un amore soprannaturale, un amore divino. Amare come Dio ama. E questo non è un nostro, come dire, una nostra conquista. Riuscire ad amare come ama Dio è appunto un dono di Dio. Quindi lo Spirito Santo, ecco, potenzia le nostre facoltà, le eleva e permette anche che queste facoltà, appunto perfezionate ed elevate, possano compiere degli atti soprannaturali, come per esempio un atto d'amore che è soprannaturale, un atto che è come quello di Dio. Amare come Dio ama. Questo per capire l'esempio dell'amore, per capire come lo Spirito Santo ci permette di vivere una vita nuova, una vita capace di produrre anche degli atti superiori alle nostre facoltà naturali. Questi abiti che lo Spirito Santo, questi abiti soprannaturali che lo Spirito Santo, ecco, produce nell'anima, che vanno a perfezionare le nostre facoltà, sono le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Quindi le virtù infuse, delle quali abbiamo parlato, virtù morali, virtù teologali, vanno a perfezionare già le facoltà che sono in noi, aiutano le facoltà ad essere capaci di vivere in modo soprannaturale, di fare atti soprannaturali. Quindi aiutano l'anima a vivere una vita superiore a quella umana, le virtù infuse, ma anche i doni dello Spirito Santo, dei quali stiamo parlando adesso.
Ora, determinando con esattezza la differenza che passa tra queste due sorte di abiti, cioè tra le virtù e i doni, andando a vedere quali sono le differenze, la differenza, qual è la differenza tra i doni dello Spirito Santo e le virtù infuse, noi riusciremo a capire meglio in che cosa consistano i doni dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo andare a capire qual è la differenza tra le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Sono entrambi abiti soprannaturali che lo Spirito Santo produce dentro l'anima. Ma qual è la differenza tra queste virtù infuse e questi doni dello Spirito Santo? Sono sempre prodotti dallo Spirito Santo, questi abiti soprannaturali. Ma andiamo a vedere la differenza che c'è tra le virtù infuse e tra i doni dello Spirito Santo, che ci permettono poi di vivere una vita soprannaturale. Una vita da figli di Dio, una vita non più solamente naturale. Differenza tra i doni e le virtù, tra i doni dello Spirito Santo e le virtù infuse. La differenza fondamentale non deriva dall'oggetto materiale o dal campo di azione, che veramente è lo stesso, sia per le virtù infuse che per i doni dello Spirito Santo, l'oggetto materiale e il campo di azione è lo stesso. Ma deriva la differenza tra i doni e le virtù dal diverso modo di operare nell'anima. Quindi andiamo a vedere qual è questo diverso modo di operare nell'anima delle virtù infuse, virtù morali, virtù teologali, e dei doni dello Spirito Santo. Quindi è lì la differenza, nel modo diverso di operare nell'anima. Vediamo che cosa significa. Dio, come dice San Tommaso, può operare in due modi. Primo modo, Dio può operare adattandosi al modo umano di agire delle nostre facoltà. Quindi Dio si adatta al modo umano di agire delle nostre facoltà. E questo Dio lo fa nelle virtù, aiutandoci a riflettere e a cercare i mezzi migliori per giungere allo scopo. Per rendere soprannaturali queste operazioni, ci dà anche le grazie attuali. Ma lascia che incominciamo noi, secondo le regole della prudenza o della ragione illuminata dalla fede. Quindi nelle virtù Dio si adatta al modo di agire, al modo umano di agire delle nostre facoltà, lascia che siamo noi ad incominciare, quindi siamo noi che operiamo sotto l'impulso della grazia. Questo per quanto riguarda il modo di operare delle virtù, cioè Dio opera per mezzo delle virtù in questo modo. Si adatta al modo umano di agire delle nostre facoltà. Quindi permette che noi, ecco, riflettiamo, cerchiamo i mezzi migliori per giungere allo scopo, ci aiuta, ecco, ci dà anche delle grazie attuali, ma lascia che incominciamo noi, secondo le regole della prudenza o della ragione illuminata dalla fede. Quindi siamo noi che operiamo sotto l'impulso della grazia. Noi cominciamo, la grazia viene ad aiutarci. Ma vediamo i doni. Qual è allora la differenza con i doni dello Spirito Santo? Questo è importante, sono cose da capire perché altrimenti uno non sa che cosa significa essere guidato dallo Spirito Santo. Per mezzo dei doni, invece, dello Spirito Santo, Dio opera pure in una maniera superiore al modo umano. Non si adatta quindi Dio al modo umano di agire delle nostre facoltà e poi ci aiuta adattandosi a noi, poi contribuisce aiutandoci con una grazia attuale, ma sempre siamo noi. Il nostro modo umano di agire è sempre predominante, diciamo, il modo umano di agire delle nostre facoltà. Invece, per mezzo dei doni, Dio opera in una maniera superiore al modo umano. Che significa? Comincia lui per primo
prima che noi abbiamo avuto il tempo di riflettere e di consultare le regole della prudenza, Dio ci manda degli istinti divini, delle illustrazioni e delle ispirazioni che operano in noi senza deliberazione da parte nostra, cioè senza che noi abbiamo per primi deciso quella cosa. Ovviamente opera in noi senza che siamo noi per primi a decidere, ma non opera però senza il nostro consenso. Perché ovviamente lui ci dà questo impulso, questo istinto. Lui ha l'iniziativa, ma noi poi di conseguenza siamo chiamati ad assecondarlo e quindi a collaborare con questo istinto spirituale, diciamo, questo istinto divino, questa ispirazione, e quindi c'è anche il nostro consenso. Quindi vedete, cioè, è importante questo, per renderci conto anche quando i doni dello Spirito Santo sono ancora più eccellenti rispetto alle virtù. E mentre andremo avanti ce ne renderemo conto sempre di più. Quindi il primo modo di agire è che Dio si adatta al modo umano di agire delle nostre facoltà. Quindi siamo noi che abbiamo l'iniziativa, siamo noi che operiamo, poi Dio interviene e ci dà qualche grazia attuale affinché noi possiamo raggiungere lo scopo ovviamente della volontà di Dio. Ma Dio si adatta al modo umano di agire delle nostre facoltà. Siamo noi che abbiamo l'iniziativa e poi Dio ecco che ci aiuta con delle grazie attuali. Ma incominciamo noi. Invece, per mezzo dei doni dello Spirito Santo, è Dio che comincia, è Dio che ci dà questo impulso prima ancora che noi possiamo cominciare a riflettere o secondo le regole della prudenza, possiamo cominciare a consultare le regole della prudenza. Cioè, Dio arriva un'ispirazione, pom, un istinto divino, un impulso, lui per primo, senza che noi ci eravamo neppure un attimo messi a riflettere, così, pom, improvvisamente arriva questo impulso, questo istinto divino. Ecco il dono dello Spirito Santo. Questo è un modo di operare di Dio superiore al modo umano, perché è Dio che ha l'iniziativa e interviene per mezzo dei doni dello Spirito Santo. E noi ovviamente poi, se acconsentiamo, c'è il nostro consenso e quindi assecondiamo questa ispirazione. Questa grazia che sollecita soavemente e ottiene efficacemente il nostro consenso può essere chiamata grazia operante oppure grazia attuale. Grazia operante. Sotto la grazia operante noi siamo più passivi che attivi. Cioè da qui già cominciamo a capire che cosa significa essere guidati dallo Spirito Santo. Essere guidati dallo Spirito Santo significa che non sei tu che decidi cosa devi fare. Non sei tu che pensi cosa è opportuno o meno fare o dire o non dire o non fare. Ma è lo Spirito Santo che lui arriva e rompe per primo con un istinto divino che ti dice fai così, senza che tu possa prima ancora di questo impulso riflettere, pensare se è opportuno, non è opportuno, secondo la prudenza umana. No, lo Spirito Santo arriva, boom, fai così, boom, dici questo, boom, fai quello, boom, non fare quest'altro. È lo Spirito Santo come un istinto divino che comincia l'opera e noi acconsentiamo a questo impulso, a questo istinto divino e quindi col nostro consenso noi operiamo sotto la grazia operante. Quindi noi non siamo attivi, siamo più passivi, perché la grazia operante che appunto opera per prima incomincia l'opera, incomincia l'azione, incomincia quella determinata cosa. Quindi sotto la grazia operante noi siamo più passivi che attivi e la nostra attività consiste soprattutto
consentire liberamente all'operazione di Dio, a lasciarci guidare dallo Spirito Santo, a seguirne prontamente e generosamente le ispirazioni. Questa è la nostra parte di attività quando c'è l'azione della grazia operante, quando c'è l'ispirazione dello Spirito Santo, quando c'è l'azione quindi di Dio per mezzo dei doni dello Spirito Santo. Quindi vedete, la differenza è significativa tra le virtù e i doni, perché nelle virtù infuse, pur essendo prodotte sempre dallo Spirito Santo, nelle virtù noi siamo più attivi. E poi Dio, ecco che ci aiuta nella nostra attività. Invece, nei doni dello Spirito Santo, è Dio che comincia l'opera, è Dio che è più attivo, noi siamo passivi, noi dobbiamo soltanto liberamente consentire che l'operazione di Dio possa avere effetto. Quindi dobbiamo soltanto acconsentire a questa azione di Dio. Quindi è Dio che ha l'iniziativa, è Dio che comincia. Quindi dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Questo è quello che dobbiamo fare. Non abbiamo lì da pensare, da riflettere. Lo Spirito Santo mi dice: di a quella persona questa cosa. Io devo soltanto acconsentire a questa ispirazione. Questa è la mia attività, non devo mettermi a pensare, a riflettere, ma perché lo Spirito Santo mi sta dicendo questo, ma che senso ha, ma perché devo fare questa cosa, perché non la devo fare in quel modo piuttosto che in quest'altro. No, lo Spirito Santo ti dice, vai, fai questo, tu devi solo acconsentire a questa azione dello Spirito per mezzo dei doni dello Spirito Santo e così si compirà l'opera di Dio per mezzo di te. Tu sarai uno strumento dello Spirito, tu sarai mosso dallo Spirito, tu sarai già santo. Perché questo, diceva Santa Teresina del Bambino Gesù, è il modo più breve per essere santi, assecondare le azioni dello Spirito Santo. Ma qui stiamo parlando già di anime che vivono per Dio, non è che parliamo qua di anime che ancora peccano, che vivono nel peccato mortale, che ancora sono divise tra Dio e il mondo, di anime che ancora stanno lì ad attaccarsi alle ricchezze effimere di questa terra, di anime che ancora vogliono dilettarsi dei piaceri mondani, vivere secondo lo spirito. Qua parliamo di anime che vivono solo per Dio, che sono innamorate di Dio, che hanno il cuore che arde d'amore per Dio, che vogliono che tutto il mondo glorifichi Dio, lo lodi, lo benedica, lo esalti. Quindi stiamo parlando di anime che si svegliano la mattina e si vanno a coricare la sera con un solo scopo, una sola volontà, fare la volontà di Dio in tutto e per tutto, indipendentemente da quello che loro vorrebbero. Senza più seguire il mondo, la logica del mondo, le convenzioni umane, cioè un'anima che è morta a se stessa, che ha rinnegato se stessa per vivere solamente una vita nuova in Cristo Gesù, sotto l'azione dello Spirito Santo, che è lo Spirito Santo di Cristo che operava anche in Cristo, nell'anima di Cristo, nell'anima di Gesù. Con questo principio fondamentale, si capiscono meglio le differenze tra doni dello spirito e virtù infuse. Le virtù ci inclinano ad agire conforme alla natura delle nostre facoltà, onde noi, con l'aiuto della grazia che ci viene elargita, indaghiamo, ragioniamo, lavoriamo allo stesso modo che negli atti di ordine puramente naturale. Quindi l'intelletto ragiona, indaga, specula. Sono quindi delle forze principalmente e direttamente attive. I doni, invece, ci danno una docilità, una ricettività che ci fa ricevere e seguire gli impulsi della grazia operante. Quindi lo Spirito Santo, i doni, ci danno questa docilità, questa passività, questa ricettività che ci fa ricevere e seguire gli impulsi della grazia operante, dello Spirito Santo. Questo
Questa grazia che mette in moto le nostre facoltà senza però toglierne la libertà. Cosicché l'anima, come dice San Tommaso, è più passiva che attiva. Questo dice San Tommaso. Nelle virtù l'anima è più attiva. Le virtù infuse danno più attività alle facoltà naturali, alle nostre facoltà, che sia la volontà, che sia l'intelletto. Le virtù danno attività. I doni invece danno docilità e ricettività affinché queste facoltà ricevano e seguano gli impulsi della grazia operante. Quindi la grazia mette in moto le nostre facoltà, quindi è la grazia che le mette in moto. Noi le facoltà sono più passive. La grazia attiva le facoltà, ma le facoltà sono passive nei confronti della grazia operante. Non toglie ovviamente la libertà alle facoltà, alla volontà, all'intelligenza, eccetera, però l'anima è più passiva che attiva. Quindi vedete, la differenza è significativa tra le virtù infuse e i doni dello Spirito Santo. Qui stiamo parlando dei doni dello Spirito Santo, stiamo facendo un video sui doni dello Spirito Santo in generale, quindi queste cose bisogna dirle per capire che cosa significano doni dello Spirito Santo, che cosa sono. È importante. Qui stiamo facendo veramente, questa è teologia ascetica e mistica, non è che so, briciole di pane. Qui stiamo parlando di cibo solido, di cibo nutriente, di cibo saporito, di cibo gustoso, di cibo dei grandi, di cibo di anime perfette, di cibo di anime già cristiane, maturamente, maturamente cristiane, mature. Nelle virtù ci governiamo secondo i principi e le regole della prudenza soprannaturale. Quindi dobbiamo riflettere, dobbiamo deliberare, dobbiamo consultare, dobbiamo scegliere, eccetera, 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 nelle virtù. Sotto l'influsso dei doni dello Spirito Santo, invece, ci lasciamo guidare da una ispirazione divina che repentinamente, senza la nostra riflessione, ci fa viva premura di operare questa cosa o quell'altra cosa. Quindi improvvisamente questa ispirazione irrompe. Lo Spirito Santo irrompe, mi dice: vada a quella persona e di queste parole a quella persona. Io neanche ci avevo riflettuto, mica ci avevo pensato, avevo indagato, avevo ragionato, avevo consultato, avevo scelto di fare o meno una cosa. No, all'improvviso, sotto l'influsso dei doni dello Spirito Santo arriva, boom, l'ispirazione divina, la grazia operante. E noi, ovviamente, senza nostra riflessione, cioè ci troviamo davanti a questa ispirazione. Dio mi dice: fai questo, fallo, e io mi trovo davanti a questa ispirazione improvvisamente. E mi fa anche premura: vai, fai questa cosa. Cioè, come se mi spingesse in qualche modo, no, ad agire. Questo avviene per mezzo dei doni dello Spirito Santo. Essendo la parte della grazia molto maggiore nei doni che nelle virtù, gli atti che sono fatti sotto l'influsso dei doni dello Spirito Santo sono normalmente, a parità di condizioni, più perfetti di quelli che si fanno sotto l'azione delle virtù. Sono i doni quelli che ci fanno praticare il terzo grado delle virtù e ci fanno anche fare degli atti eroici. Quindi i doni dello Spirito Santo ci fanno praticare anche le virtù ad un grado elevato, il terzo grado, il grado perfetto. E ci fanno fare anche i doni dello Spirito Santo, questi atti sotto i doni, per mezzo dei doni dello Spirito Santo, anche degli atti eroici. Quindi già vedete, qui questo è, diciamo, necessario dirlo per capire anche quando già qui siamo in una via unitiva,
che comporta ovviamente già una maggiore azione della grazia di Dio in noi. E l'anima è più recettiva, più docile a questa azione della grazia di Dio in se stessa. Facciamo un esempio pratico. Un predicatore che va sul pulpito e comincia a predicare. Una cosa è che quel predicatore predica perché ha preparato l'omelia, perché ha riflettuto, perché ha cercato di trovare il modo opportuno di comunicare quell'insegnamento. Un'altra cosa è che quel predicatore arriva lì sul pulpito e lo Spirito Santo opera per mezzo di lui direttamente, per mezzo dei doni dello Spirito Santo, opera in quell'anima e quell'anima parla sotto l'azione dello Spirito Santo. È ovvio che è diverso. Ascoltare la predica di un predicatore che ha preparato il sermone, che ha, diciamo, scritto qualcosa, che poi ha riflettuto su come poter trasmettere quell'insegnamento e va lì sul pulpito e parla secondo quello che ha preparato, è una cosa. Ma invece ascoltare un predicatore che in quel momento ha le ispirazioni dello Spirito Santo, che è mosso dallo Spirito Santo, che lo Spirito Santo gli dice cosa deve dire, come deve dirlo, lo anima nel modo, nel gesto, nell'enfasi, e allora vi rendete conto che è tutto un altro discorso. Lo Spirito Santo produce atti migliori, migliori delle semplici virtù. E quindi anche atti più efficaci, perché la grazia ha maggiore parte in questa azione per mezzo dei doni dello Spirito Santo. C'è un esempio molto pedagogico per capire questa distinzione tra l'azione delle virtù, cioè agire sotto le virtù infuse, e agire sotto l'azione dei doni dello Spirito Santo. Per spiegare meglio questa dottrina si fanno solitamente vari paragoni. Chi pratica le virtù naviga con il remo, con i remi. Chi pratica le virtù, quindi chi per mezzo delle virtù vive una vita secondo Dio, secondo la volontà di Dio, è come uno che naviga con i remi. Chi invece si giova dei doni dello Spirito Santo naviga con la vela e quindi questa vela facilita la navigazione, è meno faticosa, quindi corre più rapidamente anche questa imbarcazione con la vela e col soffio dello Spirito Santo, e anche con meno sforzo. Quindi vedete la distinzione, è significativa. Uno che pratica le virtù infuse, queste virtù che Dio ha donato all'anima e le coltiva, le mette in pratica, con l'aiuto sempre di Dio, attenzione, perché stiamo parlando sempre di una vita soprannaturale, quindi abbiamo bisogno sempre dell'aiuto di Dio. È come uno che naviga con i remi. Invece uno che poi si giova dei doni dello Spirito Santo è come uno che naviga con la vela e quindi corre più rapidamente e anche con meno sforzo. Quindi i doni dello Spirito Santo già ci permettono di vivere una vita spirituale migliore, più sicura rispetto anche alle virtù e anche più facile. Cioè lo Spirito Santo ci aiuta a vivere una vita cristiana. Noi siamo, come dire, partecipiamo a questa azione dello Spirito Santo. Quindi facciamo meno sforzo. Come diceva San Tommaso, l'anima è più passiva che attiva. Un altro esempio è quello del bambino. Il bambino che, sorretto dalla madre sotto le ascelle, fa alcuni passi innanzi, è il simbolo del cristiano che con l'aiuto della grazia pratica le virtù infuse, le virtù soprannaturali, la giustizia, la prudenza, la temperanza. Il bambino invece che la madre prende di peso fra le braccia, per farlo avanzare più rapidamente, invece è l'immagine del cristiano che, corrispondendo alla grazia operante, largitagli,
si giova dei doni dello Spirito Santo. Quindi un bambino che avanza sorretto dalla mamma è come il cristiano che si serve delle virtù, che sotto la grazia, l'aiuto della grazia, pratica le virtù. Invece quel bambino che la mamma prende di preso fra le braccia, se lo mette in braccio proprio per farlo avanzare più rapidamente, è l'immagine del cristiano che, corrispondendo alla grazia operante che Dio gli largisce, si giova invece dei doni dello Spirito Santo. L'artista che pizzica le corde dell'arpa per trarne armoniose note è l'immagine del cristiano che pratica le virtù. Ma quando lo Spirito Santo viene egli stesso a far vibrare col divino suo tocco le corde dell'anima, l'anima è allora sotto l'influsso dei doni dello Spirito Santo. Questo è il paragone del quale si servono i padri della Chiesa per esprimere l'azione di Gesù, dello Spirito Santo di Gesù, nell'anima di Maria. Quindi Maria era appunto mossa dallo Spirito Santo per mezzo della grazia operante in lei, per mezzo dei doni dello Spirito Santo. Da quando si è detto fino ad ora, dunque, possiamo dare una definizione dei doni dello Spirito Santo. I doni dello Spirito Santo sono degli abiti soprannaturali che danno alle facoltà dell'anima una tale docilità da obbedire prontamente alle ispirazioni della grazia. Quindi abiti soprannaturali che Dio ovviamente lo dà all'anima, produce nell'anima, e questi abiti soprannaturali danno alle facoltà dell'anima, tipo la volontà, l'intelligenza, la memoria, tale docilità da obbedire prontamente alle ispirazioni della grazia. Quindi è una capacità che le facoltà riceve per mezzo dei doni dello Spirito Santo, questi abiti soprannaturali che vanno quindi a elevare le facoltà, a perfezionare le facoltà e a renderle docili, recettive alle ispirazioni della grazia. Ma come presto diremo, questa docilità, ovviamente non è che uno così diventa docile alle ispirazioni della grazia in un batter d'occhio. Questa docilità non è a principio che una semplice ricettività che ha bisogno di essere coltivata, questa ricettività, per giungere poi al pieno suo sviluppo. Inoltre, non entra in esercizio che quando Dio ci concede quella grazia attuale, che si chiama grazia operante. Allora l'anima, pur essendo passiva sotto l'azione di Dio, diventa attivissima per farne la volontà. E si può dire che i doni dello Spirito Santo sono nello stesso tempo arrendevolezza, perché c'è ricettività, passività ed energia, perché poi l'anima è attiva nel fare la volontà dello Spirito Santo. C'è docilità nell'anima, ma anche forza, perché riceve la forza dallo Spirito Santo e rendono l'anima più passiva sotto la mano di Dio e insieme più attiva nel servire Dio e nel compiere le opere che Dio vuole. Quindi i doni dello Spirito Santo sono questi abiti soprannaturali che Dio dona all'anima affinché rendano le facoltà dell'anima adatte a ricevere e ad obbedire prontamente alle ispirazioni della grazia. Quindi sono i doni dello Spirito Santo che rendono le nostre facoltà docili, recettive alle grazie che Dio ci vuole dare.
Ovviamente anche noi da parte nostra dobbiamo coltivare questi doni dello Spirito Santo e andremo a vedere infatti poi quando parleremo del coltivare i doni dello Spirito Santo come bisogna coltivarli, perché ovviamente questa ricettività bisogna anche coltivarla, altrimenti uno non riesce poi ad assecondare l'azione della grazia, l'azione della grazia operante o grazia attuale. Quindi uno è passivo sotto l'azione della grazia, sotto la mano di Dio, ma nello stesso tempo è più attiva per servire Dio e per compiere le opere di Dio. Quindi i doni dello Spirito Santo abbiamo visto che rispetto alle virtù infuse sono ovviamente, come dire, permettono all'anima di vivere già una vita spirituale molto più intima, molto più, come dire, efficace, molto anche più facile, nel senso che non siamo noi i protagonisti dell'azione, ma il protagonista dell'azione è lo Spirito Santo. Il protagonista dell'azione è Dio, che arriva con le sue ispirazioni. Noi dobbiamo soltanto recepire queste ispirazioni e assecondarle. E così diventiamo mossi dallo Spirito Santo, mossi da Dio per mezzo dei doni dello Spirito Santo. Vediamo l'eccellenza di questi doni, l'eccellenza dei doni dello Spirito Santo. Questa eccellenza dei doni dello Spirito Santo si può considerare in sé e in relazione alle virtù. In sé è chiaro che questi doni sono eccellenti. Quanto più noi siamo uniti e docili allo Spirito Santo, che è la fonte di ogni santità, tanto più noi siamo necessariamente perfetti. Se noi siamo uniti allo Spirito Santo per mezzo dei doni, è ovvio che noi già in quel momento siamo uniti alla santità. Siamo quindi necessariamente perfetti, santi. In quel momento quell'azione ci rende santi, perché è lo Spirito Santo che in noi agisce per mezzo di noi opera. Ora, i doni dello Spirito Santo ci mettono sotto l'azione diretta dello Spirito Santo, che vivendo nell'anima illumina l'intelletto con i suoi lumi, indicandogli chiaramente che cosa dobbiamo fare. Infiamma anche il cuore e fortifica la volontà per farle compiere il bene suggerito. Quindi sorge un'unione intima, tanto quanto è consentita sulla terra. C'è un'unione proprio con lo Spirito Santo, con Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Quindi noi già siamo uniti a Dio. Lo Spirito Santo, per mezzo dei doni, illumina l'intelletto con i suoi lumi, con le sue ispirazioni e quindi gli indica chiaramente che cosa dobbiamo fare. Poi infiamma anche il cuore e fortifica anche la volontà per farle compiere il bene suggerito all'intelletto. Quindi noi siamo proprio uniti allo Spirito e dello Spirito Santo che per mezzo di noi, in noi, opera. Ecco i santi come vivevano. I santi vivevano così. I santi vivevano uniti a Dio per mezzo dello Spirito Santo, per mezzo dei doni dello Spirito Santo, per mezzo delle ispirazioni, erano strumenti di Dio. Padre Pio non è che era lì seduto e così si diceva che avesse il dono di leggere i cuori, tanto per dire, no, Padre Pio aveva veramente questo dono, ma perché? Perché lo Spirito Santo illuminava la sua mente e lui vedeva i segreti delle persone, i peccati delle persone, perché lo Spirito Santo illuminava la sua mente e faceva conoscere alla sua mente quali erano i peccati delle persone. Quindi Padre Pio poi a un certo punto diceva, uè, Wagyu, ma che hai intenzione di fare? Ma che ti sei messo in testa che vuoi fare questa cosa? E la gente rimaneva, ma come fa questo a saperlo? Perché lo Spirito Santo che conosce i pensieri di tutti gli uomini, i segreti dei cuori di tutti gli uomini, illuminava la mente di Padre Pio, perché Padre Pio era ovviamente già un'anima unita a Dio,
per mezzo dello Spirito Santo e dei doni dello Spirito Santo, Padre Pio veniva illuminato, lo Spirito Santo rivelava a Padre Pio i segreti dei cuori delle persone. Siccome lo Spirito Santo li conosce, basta soltanto che illumina la mente di Padre Pio, illuminava la mente di Padre Pio e Padre Pio vedeva chiaramente quello che lo Spirito Santo gli rivelava. E quindi poi diceva Padre Pio alle persone: ma perché ti sei messo in testa di fare questa cosa? Le persone rimanevano, ma com'è possibile che questo lo sa? Lo sa perché glielo rivelava lo Spirito Santo, perché Padre Pio era sotto l'azione dello Spirito Santo, era quindi unito a Dio e lo Spirito Santo gli ispirava quello che doveva dire, gli rivelava i segreti dei cuori delle persone, gli ispirava cosa dire, gli ispirava come dirlo, gli ispirava cosa fare, gli ispirava come farlo. Casa sollievo della sofferenza, ma non è che se l'è inventata Padre Pio. La casa sollievo della sofferenza è un'opera dello Spirito di Dio, è un'opera di Dio che si è servito di Padre Pio. Padre Pio era illuminato dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo gli diceva: devi fare la casa sollievo della sofferenza, un'ispirazione. Lui subito recepiva questa ispirazione, questo messaggio e si dava da fare. E così ogni giorno, ogni momento, i santi vivevano così. Questa è l'unione già, questa è unione. Quando tu sei sotto l'azione dello Spirito Santo ti conduce, ti ispira, ti illumina, ti dà anche la forza di volontà, mette fuoco nel tuo cuore per fare la volontà di Dio. Quindi ti dà non solo la capacità di capire quello che tu umanamente non potresti capire o di conoscere quello che tu umanamente non puoi conoscere, perché solo Dio può conoscere i segreti del cuore, può conoscere i segreti delle persone. Quindi lo Spirito Santo non solo ti illumina e ti rivela, ti fa conoscere quello che per te è inconoscibile, ma anche ti dà la potenza, la forza per fare quello che lui vuole che tu faccia, perché lo Spirito Santo è potenza, è forza, è Dio. E Dio è potente, è forza. Dio se vuole una cosa la fa e nessuno si può opporre. Quindi sorge un'unione intima, tanto quanto è consentito sulla terra. Preziosi quindi sono gli effetti di questi doni dello Spirito Santo. Sono i doni dello Spirito Santo che ci fanno praticare il grado più perfetto delle virtù morali e teologali, quello che noi chiamiamo terzo grado e che ispirano anche gli atti eroici. Per esempio, un uomo che muore martire. Voi pensate che muore martire perché lui lo decide? Perché lo decide lui umanamente? Mai e poi mai un uomo può morire martire da se stesso. Un uomo che compie un atto eroico come quello del martirio è un uomo che è sotto l'influsso dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo non solo gli suggerisce quell'atto eroico, ma gli dà anche la forza di poterlo fare. Quindi ecco che si realizza un atto eroico e quindi un grado di virtù morali e teologali perfetto, terzo grado, via unitiva, grado dei perfetti. San Massimiliano Maria Kolbe si trovava lì nei campi di concentramento e c'era un padre di famiglia che rischiava di essere ammazzato. E lui disse: prendete me al posto mio, perché tanto io sono un prete, non ho famiglia, non ho figli. Voi pensate che San Massimiliano Maria Kolbe così se l'è pensata, si è seduto, si è fatto una riflessione, si è fatto due calcoli, vediamo, forse lo devo fare, forse no. Lo Spirito Santo gli ha detto: vai Massimiliano, prendi tu il posto di quest'uomo, ama, donati, sacrificati per amore di Cristo verso il prossimo. Eccolo, San Massimiliano Maria Kolbe, siccome non desiderava altro che fare la volontà di Dio, appena ricevuto l'ispirazione, sicuramente ha gioito. Oh, vabbè, come no, subito vai. E non solo ha ricevuto l'illuminazione per offrirsi martire al posto del padre di famiglia, ma anche ha ricevuto la forza di poterlo fare, perché nessuno può fare una cosa del genere se non c'è in lui la potenza, la forza di Dio, se Dio non lo fortifica nella volontà. Non lo rende ardente nel desiderio di amare al punto di soffrire, persino di morire. Quindi questo è proprio il grado, il terzo grado, il grado perfetto delle virtù morali e teologali, che anche fa compiere atti
eroici. L'anima, per mezzo dei doni dello Spirito Santo, viene elevata, quando Dio lo voglia, alla contemplazione infusa, essendo la rendevolezza e la docilità da essi prodotta la disposizione prossima allo stato mistico. I doni dello Spirito Santo sono quindi la scorciatoia per arrivare alla più alta perfezione, alla più alta santità. Per mezzo anche dei doni dello Spirito Santo, quando Dio vuole, l'anima è elevata anche alla contemplazione passiva o infusa. Perché la rendevolezza e la docilità delle facoltà che producono appunto i doni dello Spirito Santo dispongono proprio alla unione anche mistica, allo stato mistico, a questa passività dell'anima rispetto all'azione di Dio. Poi vedremo più avanti, quando parleremo della unione, della via unitiva, passiva o infusa, questo concetto dell'azione di Dio nell'anima, l'anima passiva e Dio attivo. Se paragoniamo i doni dello Spirito Santo con le virtù, li troviamo, dice San Tommaso, più perfetti delle virtù morali o intellettuali. Queste, infatti, le virtù morali o intellettuali, non hanno Dio per oggetto immediato. L'oggetto delle virtù morali o delle virtù intellettuali non è Dio, come invece lo è per le virtù teologali, fede, speranza e carità. L'oggetto immediato, l'oggetto di queste virtù teologali è Dio, ma delle virtù morali e intellettuali non è Dio come oggetto immediato. Mentre i doni dello Spirito Santo portano le virtù ad un grado superiore, dove, confondendosi con la carità, ci uniscono a Dio. Quindi i doni dello Spirito Santo proprio perfezionano le virtù e fanno in modo che queste virtù si confrontano con la carità, e la carità sappiamo che è quella virtù che ci unisce a Dio. Per esempio, la prudenza. La virtù morale della prudenza, perfezionata dal dono dello Spirito Santo del Consiglio, dal dono del Consiglio, ci fa partecipare alla luce stessa di Dio. Cioè, una cosa è che uno si serve della virtù della prudenza, che è già una virtù ovviamente soprannaturale, infusa da Dio nell'anima, quindi la virtù già ci permette, la virtù della prudenza, di vivere una vita saggia, e un'altra cosa invece è che uno, con il dono dello Spirito Santo, vede già chiaramente la stessa Dio, la stessa scienza, sapienza di Dio, la stessa volontà di Dio. Il dono morale, il dono della fortezza, il dono spirituale della fortezza, mette in noi, a nostra disposizione, la fortezza stessa di Dio. Cioè, per mezzo del dono dello Spirito, del dono della fortezza, dello Spirito Santo, della fortezza, io ricevo direttamente la forza di Dio, cioè dentro di me io sento la forza di Dio. Quindi sono proprio dei canali per mezzo dei quali proprio la vita divina ci viene comunicata in modo proprio perfetto, ancora più perfetto dall'esercizio delle sole virtù morali e teologali, che già sappiamo che sono importanti, ma qui già c'è una connessione diretta, proprio lo Spirito di Dio attraverso questi doni ci partecipa alla vita di Dio, la luce di Dio per mezzo del dono del Consiglio, la forza di Dio per mezzo del dono della fortezza. I doni dello Spirito Santo non sono superiori alle virtù teologali, massimamente alla virtù teologale della carità. La carità, infatti, è il primo e il più perfetto dei beni soprannaturali, la fonte da cui derivano i doni dello Spirito Santo. Tuttavia, si può dire che i doni dello Spirito Santo perfezionano le virtù teologali nel loro esercizio. Quindi, anche se le virtù teologali ovviamente sono superiori ai doni,
I doni non sono superiori alle virtù teologali, specialmente alla virtù teologale della carità, perché è dalla carità, dalla virtù teologale della carità, poiché ci vengono dati i doni dello Spirito Santo, però i doni dello Spirito Santo perfezionano le virtù teologali nel loro esercizio. Per esempio, il dono dell'intelletto, dello Spirito Santo dell'intelletto, rende la fede più viva e più penetrante, manifestandole l'armonia intima dei dogmi. Quindi la fede viene resa più viva, più penetrante. La fede proprio vede attraverso il dono dell'intelletto l'armonia di tutte le verità della fede. Il dono della sapienza, per esempio, perfeziona l'esercizio della carità. Perché? Perché ci fa assaporare Dio e le cose di Dio. Il dono della sapienza già ci fa gustare Dio, la sapienza. Ci fa già entrare in quella vita. Per mezzo della sapienza noi entriamo nella vita proprio di Dio, intima di Dio, quindi gustiamo, assaporiamo Dio e le cose di Dio. E quindi ovvio che anche la carità, assaporando noi Dio, sperimentando chi è Dio, le cose di Dio, è ovvio che anche la carità nel suo esercizio, ecco che viene anche ad aumentare, a perfezionarsi. Quindi sappiamo che i doni dello Spirito Santo ci vengono dati perché abbiamo la fede. Senza la fede non c'è neanche vita soprannaturale. I doni dello Spirito Santo sono dati all'anima insieme alla vita soprannaturale, ma senza la fede non ci può essere sta vita soprannaturale. Quindi fede, speranza e carità ovviamente sono superiori ai doni, perché i doni ci vengono dati, perché abbiamo la fede, perché soprattutto abbiamo l'amore. Ma questi doni dello Spirito Santo vanno a contribuire affinché queste virtù teologali della fede, della speranza e della carità vengano ad essere perfezionati nell'esercizio. Ora vediamo come si coltivano questi doni dello Spirito Santo. Quindi questi doni sono dei mezzi che ovviamente si riferiscono alle virtù teologali come a fine, perché il fine dei doni dello Spirito Santo è sempre quello di vivere queste virtù teologali della fede, della speranza e della carità, ma aggiungono questi doni a queste tre virtù teologali maggiore perfezione. Quindi perfezionano i doni dello Spirito Santo le tre virtù teologali. Anche se le tre virtù teologali sono il fine dei doni, perché i doni ci devono poi permettere di vivere una vita di fede, una vita di speranza verso la vita eterna, una vita di carità, come Dio ama. Ovviamente, quindi i doni sono finalizzati a queste tre virtù, però i doni vanno a perfezionare, danno maggiore perfezione a queste virtù. Nonostante siano dei mezzi che mirano a queste tre virtù, nello stesso tempo perfezionano queste tre virtù teologali. Quindi uno che ha i doni dello Spirito Santo vive una fede più intensa, più viva, più penetrante, una speranza più solida, più forte, un amore più ardente, più secondo il cuore di Dio. Vediamo come si coltivano i doni dello Spirito Santo. C'è uno sviluppo progressivo di questi doni dello Spirito Santo. Noi riceviamo i doni dello Spirito Santo insieme con lo stato di grazia abituale, cioè la grazia santificante, la grazia, diciamo, che Dio dona all'anima che crede, quindi la vita divina. Ecco, noi riceviamo i doni dello Spirito Santo insieme con la vita divina che Dio ci concede nel momento in cui riceviamo il battesimo, crediamo in Dio e viviamo secondo la fede, secondo i comandamenti. Riceviamo la vita divina e anche i doni dello Spirito Santo insieme a questa vita divina. Ma quando li riceviamo, non sono allora se non semplici facoltà soprannaturali. Giunta l'età della ragione, poi, volgendosi il cuore a Dio, cominciamo allora, sotto l'influsso della grazia attuale, a mettere in esercizio tutto l'organismo spirituale, compresi i doni dello Spirito Santo. Quindi noi
Ce li abbiamo in dotazione, per così dire, dal momento in cui riceviamo la vita divina. Ma ovviamente cominciamo a sviluppare, a mettere in esercizio tutto l'esercizio, tutto l'organismo soprannaturale che Dio ci dona con la vita divina, compresi i doni dello Spirito Santo, quando si arriva all'età della ragione, anche si volge il cuore a Dio, cioè quando un'anima desidera essere santa. Altrimenti, se un'anima non desidera essere santa, questi doni dello Spirito Santo non vengono, come dire, fatti fruttificare, non vengono sfruttati, come non viene sfruttato tutto quello che, come dire, riguarda le virtù infuse, le virtù morali, le virtù teologali. Quindi, se non c'è il desiderio di santità, è ovvio che noi non mettiamo in esercizio questo organismo spirituale. Anche noi dobbiamo volerlo. Non è infatti credibile che questi doni dello Spirito Santo restino inoperosi e incapaci di essere utilizzati per un lungo periodo della vita. Quindi è ovvio che questi doni devono essere, come dire, usati, ci sono, ci vengono dati da Dio per mezzo della vita divina, della grazia santificante o abituale. Ma questi doni, ovviamente, per giungere al normale e pieno sviluppo, è necessario avere prima predicato, praticato le virtù morali per un tempo notevole, che varia a seconda dei disegni di Dio su di noi e anche la cooperazione nostra alla grazia di Dio. Quindi, chi non pratica prima le virtù morali infuse, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, per un bel periodo di tempo, non può poi far giungere i doni dello Spirito Santo a un pieno sviluppo. Ovviamente questa pratica delle virtù morali dipende sia dai disegni di Dio, il tempo, e sia anche da come noi collaboriamo con la grazia di Dio. Cioè, se uno non vuole essere giusto, ha voglia di aspettare che lo Spirito Santo possa operare nella sua anima. Se uno non vuole essere forte per la fede, non vuole lottare per la fede, ha voglia di aspettare che lo Spirito Santo venga ad aiutarti con la fortezza, col dono della fortezza. Se uno non vuole essere temperante, ha voglia di aspettare che lo Spirito Santo ti venga ad aiutare ad essere temperante, cioè che lo Spirito Santo possa agire nella tua anima. Prima bisogna esercitarsi nelle virtù morali. Queste virtù morali, infatti, come abbiamo detto, indociliscono a poco l'anima e la preparano a quella perfetta arrendevolezza che è richiesta al pieno esercizio dei doni dello Spirito Santo. Quindi sono le virtù morali che praticate e poi praticate al punto tale da essere ormai le virtù morali consolidate nell'anima, che già preparano questa docilità delle facoltà all'azione dello Spirito Santo, che già permettono, ecco, questo pieno esercizio dei doni dello Spirito Santo. Crescono intanto come abiti, insieme con la grazia abituale, e aggiungono spesso le loro energie, anche i doni dello Spirito Santo, senza che noi però ne abbiamo coscienza. Quindi anche quando ci sono le virtù e pratichiamo le virtù, anche magari i doni dello Spirito Santo, ecco che contribuiscono in modo magari nascosto anche all'esercizio delle virtù. Però ovviamente non siamo ancora come dire, nella maturità piena dell'esercizio dei doni dello Spirito Santo. Ci possono essere quindi occasioni in cui lo Spirito Santo, con la grazia operante, provocherà così di passaggio un fervore insolito, che sarà come una passeggera contemplazione. Quale anima fervorosa, infatti, non sentì in certi momenti certe repentine ispirazioni della grazia in cui noi non abbiamo che da ricevere e da seguire la mozione divina? Per esempio, uno magari una volta si sarà trovato nella lettura del Vangelo, o a leggere il Vangelo, a leggere un libro spirituale, oppure a ricevere la comunione,
oppure a fare una visita al Santissimo Sacramento, oppure durante il tempo degli esercizi spirituali, che so, oppure quando c'è stata un'ordinazione, c'è stato un momento quindi sacro, una vestizione, e allora uno provava dentro di sé, ecco, ci pareva allora che la grazia di Dio fortemente e soavemente ci trasportasse. Sentivamo dentro di noi proprio questo fervore che causava lo Spirito Santo nell'anima. Una volta, per esempio, a me è capitato che sono andato a leggere la lettura durante la messa, ho letto il Salmo e poi il versetto alleluiatico, e quando ho letto il Salmo io mi rendevo conto che dentro di me c'era veramente questa presenza del fervore spirituale. E quindi ho sperimentato questo fervore spirituale durante questa lettura del Salmo, durante la messa. Ecco, quindi ci sono stati dei momenti nei quali un'anima ha sentito questa azione dello Spirito Santo dentro di sé. In certi momenti, quindi queste anime fervorose, qui stiamo parlando sempre di anime fervorose, in certi momenti, ecco che sentono certe repentine ispirazioni, hanno ricevuto certe, ecco, sensazioni spirituali nell'anima. Quindi ci sono persino occasioni in cui lo Spirito Santo, con la grazia operante, provocherà così di passaggio un fervore insolito, che sarà come una passeggera contemplazione. Quali sono i mezzi per coltivare i doni dello Spirito Santo? Quindi stiamo vedendo che i doni dello Spirito Santo sono importanti, più delle virtù stesse, delle virtù infuse morali, intellettuali, perfezionano anche le virtù teologali della fede, della speranza, della carità. Abbiamo visto che questi doni dello Spirito Santo si devono coltivare, si deve fare in modo che arrivino al loro esercizio, al loro maturo esercizio, che siano pronti per essere, come dire, d'aiuto nella vita spirituale, ma prima bisogna praticare le virtù morali, perché le virtù morali iniziano ad indocilire l'anima affinché poi sia pronta a ricevere queste comunicazioni da parte di Dio, per mezzo quindi dello Spirito Santo, per mezzo della grazia operante, l'anima possa essere recettiva, docile a queste ispirazioni. Magari possono in alcuni momenti questi doni dello Spirito Santo, o lo Spirito Santo operare per mezzo dei doni in alcuni momenti, in alcune occasioni, ma una cosa è che c'è un'occasione, un evento, una cosa è che uno vive poi abitualmente unito a Dio per mezzo dei doni dello Spirito Santo, per mezzo di questi doni Dio opera nell'anima e l'anima è quindi docile, ormai ha una certa anche abitudine, una certa facilità a riconoscere le ispirazioni dello Spirito Santo e anche ad assecondarle in modo tale da compiere la volontà di Dio nella sua vita. Quindi bisogna coltivare questi doni dello Spirito Santo per essere docili, per arrivare a questo punto. Quali sono questi mezzi per coltivare i doni dello Spirito Santo? La pratica delle virtù morali è la prima condizione necessaria alla coltura dei doni dello Spirito Santo. Della prima cosa, pratica delle virtù morali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Questo è l'insegnamento di San Tommaso. Acquistare infatti quella divina docilità che i doni conferiscono, bisogna avere prima domato le passioni e i vizi con abiti di prudenza, di umiltà, di obbedienza, di dolcezza, di castità. Quindi le virtù morali cardinali più le virtù annesse a queste virtù morali cardinali. Quindi, per esempio, l'obbedienza che è annessa alla giustizia. Come infatti si potrebbe percepire e docilmente accogliere e seguire le ispirazioni della grazia quando l'anima è agitata dalla prudenza della carne, dall'orgoglio,
dall'indocilità, dalla collera, dalla lussuria? Prima di essere guidati dagli impulsi divini, bisogna avere già seguito le regole della prudenza cristiana. Prima di obbedire ai moti della grazia, bisogna aver osservato i comandamenti e trionfato della superbia. Quindi vi rendete conto che se un'anima non ha già raggiunto quel dominio delle passioni e dei vizi, con la pratica delle virtù morali cardinali e delle virtù annesse alle virtù morali, non può essere strumento dello Spirito Santo. I doni non sono ancora pronti, i doni dello Spirito Santo non sono ancora pronti per il loro esercizio. Esercizio di rendere le facoltà dell'anima docili, arrendevoli all'azione della grazia. Quindi è un percorso progressivo. Questa cultura dei doni dello Spirito Santo prevede quindi questo percorso, prima di tutto caratterizzato dalla pratica delle virtù morali, perché si devono domare vizi e passioni. Quindi uno, per esempio, che vive in peccato mortale, abituale, o uno che ancora non ha capito che deve vivere solo per Dio e deve distaccarsi da tutte le altre cose, vizi, peccati, persone anche che non conducono a Dio ma allontanano da Dio, modi di fare secondo il mondo. Se uno non vive già una vita virtuosa da un punto di vista cristiano, non potrà aspettarsi che i doni dello Spirito Santo siano attivi e compiano il loro esercizio, il loro ufficio. Cioè di trasmetterci questi impulsi, questa docilità alle facoltà affinché le facoltà ricevano gli impulsi dello Spirito Santo e le assecondino. Quindi il Gaetano, fedele commentatore di San Tommaso, giustamente dice: notino bene questo i direttori spirituali e vigilino onde i loro discepoli si esercitino nella vita attiva prima di proporre loro le vette della contemplazione. È necessario infatti domare prima le passioni con abiti di dolcezza, di pazienza, eccetera, di liberalità, di umiltà, eccetera, per poter poi, diventati calmi, elevarsi alla vita contemplativa. Per difetto di questa precedente ascesi, quindi mancando questa precedente ascesi della vita attiva, cioè questa precedente pratica delle virtù morali, molti che in cambio di camminare vanno saltando nella via di Dio, si trovano poi, dopo aver dato buona parte della loro vita alla contemplazione, vuoti di ogni virtù, impazienti, collerici, superbi, per poco che siano cimentati. Perché ovviamente se uno non pratica prima le virtù e non, come dire, vive già virtuosamente, come può aspettarsi che poi diventi uno strumento di Dio, diventi uno strumento dello Spirito Santo per compiere la volontà di Dio? Questa gente non ebbe mai né la vita attiva né la vita contemplativa, né l'unione della vita attiva e della vita contemplativa, ma edificò soltanto sulla sabbia. E Dio volesse che questo fosse un difetto raro. Quindi prima di arrivare alla via unitiva e di vivere quindi una vita caratterizzata dalla contemplazione, dove Dio è più attivo e noi siamo più passivi, dobbiamo prima esercitarci nella vita attiva, cioè nella vita della pratica delle virtù, quella via illuminativa della quale abbiamo parlato prima di questa via unitiva, è caratterizzata proprio dalla pratica delle virtù. Abbiamo visto quali sono le virtù morali, teologali, abbiamo visto come bisogna
praticarle queste virtù, quali sono i modi di praticarle. Quindi se uno prima non pratica le virtù, se uno prima non si esercita ad essere giusto e non riesce ad essere giusto, se uno prima non riesce ad essere prudente, non riesce ad essere temperante, non può aspettarsi poi di poter vivere come strumento dello Spirito Santo. Inoltre, i doni dello Spirito Santo si coltivano pure, e qui apriamo bene le orecchie, voglia Dio che questo ci entri nel cuore, nella più profondità dell'anima. I doni dello Spirito Santo si coltivano pure combattendo lo spirito del mondo, che è completamente contrario allo Spirito di Dio. Abbiamo sentito, lo ripeto, per coltivare i doni dello Spirito Santo bisogna combattere lo spirito del mondo. Quindi, per esempio, la domenica al mare non si va, si va a messa. Questo significa combattere lo spirito del mondo. In famiglia non si fa quello che piace ai figli, si fa quello che piace a Dio. Questo significa combattere lo spirito del mondo. E questo quindi significa coltivare i doni dello Spirito Santo. Combattere lo spirito del mondo, combattendo lo spirito del mondo che è diametralmente opposto allo spirito di Dio. È quello che vuole da noi San Paolo, quando dice: noi però ricevemmo non lo spirito del mondo, ma lo spirito che è da Dio, affinché conosciamo quello che da Dio ci fu largito. L'uomo naturale non accoglie le cose dello Spirito di Dio, sono follia per lui e non può intenderle, perché spiritualmente vanno giudicate le cose dello Spirito di Dio. Quindi questo è quello che dice San Paolo, significa che uno deve vivere già una vita secondo la mentalità di Dio, non secondo lo Spirito del mondo, altrimenti non può mai essere strumento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non lo vuole lo Spirito del mondo. Lo Spirito Santo detesta lo Spirito del mondo. È uno spirito contrario a quello di Dio, lo Spirito del mondo, perché è un modo di pensare, di fare, completamente contrario a quello che Dio vuole. Gesù stesso disse a Pietro, quando lui ragionava secondo gli uomini, cioè secondo lo Spirito del mondo, la mentalità del mondo, vai dietro a me, Satana. Tu mi sei di ostacolo perché pensi secondo il mondo, secondo gli uomini e non secondo Dio. Quindi, se uno vuole essere strumento dello Spirito Santo, deve combattere contro lo spirito opposto allo Spirito Santo. E qual è questo spirito opposto allo Spirito Santo? Lo spirito del mondo. Così si coltivano i doni dello Spirito Santo. Per meglio combattere questo spirito del mondo, bisogna leggere e meditare le massime evangeliche e conformarvi la propria condotta più perfettamente che sia possibile. Che significa? Che io vivo nel mondo, ma per me il Vangelo è la mia regola di vita. E io mi conformo al Vangelo. Non me ne frega niente del mondo, non mi importa dello spirito del mondo. Io non seguo lo spirito, io seguo il Vangelo di Cristo, lo Spirito di Dio. Questo significa combattere, leggere, meditare le massime del Vangelo, l'insegnamento di Gesù Cristo e conformarsi con la condotta più perfettamente che sia possibile al Vangelo. Allora si sarà disposti a lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio. Quindi vedete? Se uno ancora vive nel mondo e fa il gioco del mondo, aspetta e spera che tu diventi uno strumento dello Spirito Santo. Non diventerai mai uno strumento dello Spirito Santo. Non vivrai mai questa unione con lo Spirito Santo. Perché tu segui il mondo, segui lo spirito del mondo, che è contrario allo Spirito Santo. Come vuoi diventare strumento dello Spirito Santo se segui lo spirito del mondo? Come vuoi diventare strumento dello Spirito Santo se la domenica te ne vai al mare invece di andare a messa? Come vuoi diventare strumento dello Spirito Santo se tu metti la tua opinione prima della verità di Dio?
Come vuoi diventare strumento dello Spirito Santo se tu non ami come vuole Dio, ma piuttosto come vuoi tu? Come puoi diventare strumento dello Spirito Santo se tu non ti relazioni con le persone come vuole Dio e la sua parola, piuttosto che come vuole la convenzione umana? Per essere strumenti dello Spirito Santo bisogna combattere contro lo spirito del mondo, le convenzioni umane. Questi modi di fare secondo ormai questa società sempre più senza Dio, sempre più senza amore per Dio e senza amore di Dio in se stessa. Bisogna combattere contro questo spirito del mondo per essere strumenti dello spirito di Dio. Solo allora si potrà essere strumenti dello spirito di Dio. Quindi se uno non combatte contro lo spirito del mondo, non può essere strumento dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo vuole che noi ci comportiamo come Cristo si è comportato, perché lo Spirito Santo agiva nell'anima di Gesù Cristo e lo stesso vuole fare nella nostra anima, ma se noi ovviamente come Gesù Cristo abbiamo l'intenzione di glorificare il Padre Eterno, di compiere la volontà di Dio, di vivere su questa terra per Dio, non per noi stessi. Moriremo tutti, tutti moriremo. Mettiamocelo in testa, smettiamola di seguire il mondo. Smettiamola di seguire ciò che il mondo ci offre e di sbavare per queste cose effimere, futili, fragili, terrene, che passano e che non riempiono il cuore dell'uomo. Piuttosto cominciamo ad ardere di desiderio per il Signore Dio, che è Lui la nostra meta, è Lui la nostra felicità. Allora sì che diventeremo strumenti dello Spirito Santo. Allora ecco che lo Spirito Santo vivrà in noi e per mezzo di noi opererà. Per mezzo di noi parlerà come faceva con i profeti. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e ha parlato per mezzo dei profeti. Perché? Perché i profeti amavano Dio più del mondo. I profeti combattevano contro il mondo, ostili a Dio. I profeti dicevano quello che Dio voleva, non gliene fregava niente di quello che pensava il mondo. Pensiamo a San Giovanni Battista. San Giovanni Battista, che è più che profeta, perché è colui che ha preparato la via al Signore Gesù Cristo, al Figlio di Dio, l'unico profeta che ha avuto questo onore, San Giovanni il Battista. Che cosa diceva ad Erode? Erode, che era un'autorità, un re. Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello, è peccato. Così era San Giovanni il Battista. Sfidava lo spirito del mondo. Perché amava Dio, perché era strumento dello Spirito Santo. E quindi ecco che era strumento dello Spirito, e lo Spirito parlava per mezzo di lui, e lo faceva parlare contro lo spirito del mondo, contro il peccato. Ecco perché Gesù dice, lo Spirito Santo, quando verrà, vi convincerà quanto al peccato. Lo Spirito Santo vi convincerà quanto al peccato. Lo Spirito Santo vi dirà, questo è peccato, perché lo Spirito di verità. E quando una cosa è peccato, bisogna dirlo. Non tacere davanti allo spirito del mondo. Altrimenti noi non diventeremo strumenti dello Spirito Santo. Quindi, dopo aver visto che bisogna praticare le virtù morali, che bisogna combattere contro lo spirito del mondo, ecco che vengono adesso i mezzi positivi e diretti che ci mettono sotto l'azione dello Spirito Santo. Quali sono questi mezzi positivi e diretti che ci mettono sotto l'azione dello Spirito Santo? Prima di tutto il raccoglimento interno. Ho l'abitudine di pensare spesso a Dio che vive non solo vicino a noi, ma in noi. Dio è in me, la sua vita è in me. Dio vive per mezzo dello Spirito in me. Io vivo la vita di Dio, sono unito a Dio. Dio è in me, io sono in Dio, per mezzo della fede, per mezzo delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità. Quindi, prima di tutto, bisogna pensare spesso a questo, cioè che Dio vive non solo vicino a noi, ma è in noi, come era in Gesù Cristo. Gesù diceva, io e il Padre mio siamo una e una cosa sola.
Gesù diceva, non credi tu che il Padre è in me e io sono nel Padre? Il Padre è in me e io sono nel Padre. C'è un'unione intima di spirito, da spirito a spirito. Con ciò uno giunge gradatamente a non perdere di vista la presenza di Dio, anche in mezzo alle più gravi occupazioni. Chi vive pensando a Dio? Sempre. Anche nelle più varie occupazioni. Chi? Le anime perfette. Le anime che ardono d'amore per Dio, che hanno solo il desiderio di Dio più che ogni altro desiderio che possa esistere su questa faccia della terra. Quindi che fa l'anima? Si ritira spesso nella celletta del proprio cuore per trovarvi lo Spirito Santo. E ascoltarne la voce. Quanti si mettono in ascolto dello Spirito Santo? Invece si mettono ad ascoltare fesserie, cretinate, stupidaggini, maldicenze. Sparlano. Invece no, bisognerebbe ascoltare lo Spirito Santo. Ritirarsi nella cella del proprio cuore. Così si coltivano i doni dello Spirito Santo. Cercalo lo Spirito Santo, e allora sì che lo Spirito Santo si farà trovare. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Chiedete lo Spirito Santo e vi sarà dato. Ma se tu non cerchi, non trovi. Se non bussi, non ti si apre. Dio non apre il canale per mezzo del quale tu e lui diventate una cosa sola e tu vivi la vita di lui. Si avvera allora ciò che dice anche l'autore dell'imitazione di Cristo, lo Spirito Santo parla. Lo Spirito Santo parla al cuore. E le sue parole recano luce, forza, consolazione. Queste sono le anime perfette. Queste sono le anime che vivono la vita divina in sé, le anime che sono unite a Dio. E poiché questo divino spirito ci chiede i sacrifici, bisogna abituarsi anche a seguirne prontamente e generosamente le minime ispirazioni, quando ci parla in modo chiaro e certo, altrimenti cesserebbe di farsi sentire o parlerebbe almeno più raramente. Quindi bisogna anche assecondare le ispirazioni dello Spirito Santo, altrimenti lo Spirito Santo dopo un po' parla sempre più raramente, perché lo Spirito Santo dice, oh, io parlo, ma tu mi ascolti? Wey, picciotto, io ti parlo, ma tu mi ascolti? Poi a un certo punto lo Spirito Santo dice, ma questo non mi ascolta, questo non asseconda le mie ispirazioni. Lo Spirito Santo dice, fai questo. E tu cominci già a pensare, ma se, però, ma veramente, questo non è essere docili allo Spirito Santo, questo non è ascoltare lo Spirito. Dopo un po' lo Spirito Santo è ovvio che dice, ma questo non è intenzione allora. Di fare la volontà di Dio, di essere strumento dello Spirito, di essere mio strumento. Se i sacrifici che ci chiede lo Spirito Santo, ma io vi faccio un esempio, non è che lo Spirito Santo chissà quale sacrificio ci può chiedere alla fine, ci può chiedere anche sacrifici di un certo tipo, ma facciamo un esempio concreto. Lo Spirito Santo ti chiede di non andare al mare la domenica, d'estate, non ci devi andare. Sei disposto a fare il suo sacrificio? Per andare da Dio, per ascoltare la parola di Dio, per ricevere il corpo di Cristo che è fonte di vita soprannaturale per la tua anima, per dedicare la domenica al Signore, a glorificarlo, a lodarlo, a benedirlo, leggendoti un bel libro spirituale, guardandoti un bel film religioso, ascoltandoti una catechesi su una tematica della fede. Questo lo Spirito Santo ti può chiedere. Lascia perdere sto mare che ormai è cosa di quelli che vivono secondo lo spirito del mondo. Lascia perdere, combatti questo spirito del mondo. E già da lì si vede.
Questo è un sacrificio che alla fine dovremmo essere felici di farlo, dire, ma chi se ne frega di andare lì che c'è un casino, non si capisce niente, al mare, gente che pensa a farsi i fatti suoi, che non pensa all'anima, che non pensa all'anima, non pensa all'anima, pensa soltanto al corpo, pensa soltanto al bene corporeo, pensa soltanto al piacere della terra. Questo potrebbe essere un sacrificio che lo Spirito Santo può chiederti. Se i sacrifici chiesti ci paiono difficili, non ci disanimiamo, ma come Agostino diceva, Sant'Agostino, domandiamo senz'altro la grazia di compierli. Dammi, Signore, ciò che mi chiedi. E chiedimi ciò che vuoi. Questo diceva Sant'Agostino. Donami, Signore, ciò che mi comandi e comandami ciò che vuoi. Chiedere a Dio l'aiuto di fare quello che ci chiede. Non ci dobbiamo scoraggiare, Dio è la nostra forza, Dio è il nostro tutto, Dio è la nostra pace, Dio è la nostra gioia, Dio è il nostro tutto, la nostra sapienza, il nostro amore. Ciò che importa, ascoltiamo bene, apriamo le orecchie, è di non resistere mai di proposito deliberato, volontario alle divine ispirazioni dello Spirito Santo. Mai resistervi di proposito. Perché quanto più noi siamo docili alle azioni, alle ispirazioni, tanto più volentieri lo Spirito Santo muove la nostra anima. Dice: guarda, ho trovato quest'anima meravigliosa che non aspetta altro di essere strumento dell'amore di Dio. In quest'anima io sto bene perché è un'anima che mi accoglie, un'anima che mi ama, un'anima che arde d'amore per me. Dio lì si trova a suo agio. Così era l'anima della Beata Vergine Maria, nostra mamma. Un'anima perfettamente, totalmente disponibile alla volontà di Dio, qualunque volontà di Dio. Ecco perché Dio ha trovato in Maria la sua abitazione perfetta. Dopo, ovviamente, Gesù Cristo, Maria è proprio la creatura per eccellenza piena di grazia. Ecco che cosa dice l'angelo. Ave, o Maria, piena di grazia, cioè piena della vita di Dio, piena della vita soprannaturale, piena del favore di Dio, piena dell'attenzione di Dio, piena della presenza di Dio. Perché Dio era lì, in quell'anima, totalmente disposta a fare la volontà di Dio, un'anima totalmente pronta ad assecondare le ispirazioni dello Spirito Santo. Ecco perché Maria non ha mai peccato, sia perché ha avuto un privilegio speciale in quanto la madre del Salvatore nostro Gesù Cristo, ma anche perché durante tutta la sua vita lei era docile, docilissima, non viveva per sé, non gliene fregava niente della propria esistenza terrena, perché lei già sapeva che questa vita terrena non è la nostra patria. Qui siamo in esilio, lontani dal Signore. La nostra patria è nei cieli, dice San Paolo. Dobbiamo pensare a quella patria lì, a quella vita lì, a quella vita eterna, immortale, gloriosa, insieme a Gesù, alla Madonna, a San Giuseppe, a San Michele Arcangelo, ai santi, agli angeli, alle sante, a Dio nostro Padre. Quella è la vita per la quale siamo stati creati, pensati, voluti, creati da Dio. Invece ci fermiamo ad ammirare le cose di questa terra che ci credono, ci fanno credere chissà che cosa, quando sono cose ombra, ombra rispetto alla realtà, ombra, ombra rispetto alla realtà futura. Quindi che bisogna fare? Bisogna essere docili allo spirito, all'ispirazione, anzi bisogna andargli incontro. Vieni Spirito Santo, usami Spirito Santo, prendi dimora in me, usami, vivi in me,
Parla per mezzo di me, agisci per mezzo di me, fammi sperimentare la vita divina in me, l'amore di Dio in me, la forza di Dio in me, la pace di Dio in me. Ma bisogna quindi desiderarlo, altro che qui pensare alle cose del mondo, pensare a questa terra, pensare ad andare al mare la domenica d'estate. Uno deve vivere solo con questo desiderio di far sì che Dio diventi la vita della sua vita. Che Dio sia presente nella sua anima, che lo Spirito Santo agisca in noi e per mezzo di noi nel mondo. Questo è il cielo sulla terra. Quindi bisogna anzi andargli incontro, fiduciosamente invocandolo in unione con il Verbo incarnato che ci promise di mandarci il suo Spirito. In unione con colei che è il tempio più perfetto, è la sposa dello Spirito Santo. Perché si dice che Maria è la sposa dello Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo in Maria ha trovato questa totale disponibilità allo Spirito Santo, questo totale unirsi allo Spirito Santo da diventare lo Spirito Santo il suo sposo. Un'unione intima, lo sposalizio spirituale, da spirito a spirito. Lo Spirito Santo è diventato una cosa sola con lo spirito della Vergine Maria. Ecco perché lo sposo è lo spirito e la sposa è Maria. Ecco perché anche i mistici parlano dello sposalizio spirituale. Come fecero anche gli apostoli che nel Cenacolo pregavano con Maria. Loro pregavano con Maria gli apostoli nel Cenacolo. La Chiesa ci porge nella liturgia delle magnifiche preghiere per attirare su di noi lo Spirito di Dio. La sequenza Veni Sancte Spiritus, l'inno Veni Creator Spiritus e altre invocazioni che si trovano nel pontificale. Nel rito dell'ordinazione dei suddiaconi, dei diaconi, dei sacerdoti. Sono delle preci che hanno un'efficacia particolare, di contenuto così bello che non si possono recitare senza sentirsene pienamente commossi. Un ottimo costume è quello di recitare prima di ogni azione il Veni Sancte Spiritus, vieni Spirito Santo. Come si fa nei seminari, almeno speriamo che lo fanno ancora. Un tempo lo facevano sicuramente, ora non so se ancora si usa invocare lo Spirito Santo nei seminari. Speriamo di sì, Signore. Aiutaci, aiutaci, Spirito Santo. Aiutaci a non smarrire la retta via. Si chiede quindi la divina carità, che è il principio dei doni. La carità è il principio dei doni dello Spirito. Se non c'è la carità, la virtù teologale della carità, per mezzo della vita divina in noi, non ci possono essere anche i doni dello Spirito Santo. Di chiedere la carità divina è il dono della sapienza, il retto sapere, che essendo il più perfetto dei doni dello Spirito Santo, contiene tutti gli altri doni dello Spirito Santo, perché il dono della sapienza è il più perfetto di tutti i doni dello Spirito Santo. Ed è quello che ci fa gustare, assaporare Dio e le cose di Dio e che quindi ci eccita nell'ardente carità. Recitata con attenzione e con fervore, questa preghiera, il Veni Sancte Spiritus, non può restare senza effetto. Veni Sancte Spiritus. Dice così, vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, e i poveri siamo noi, quando non abbiamo la vita di Dio, siamo noi quelli poveri, che abbiamo bisogno della ricchezza di Dio, che ci viene data per mezzo dello Spirito Santo, la vita di Dio. Vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori.
consolatore perfetto dell'anima, ospite dolce, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo. Nulla è senza colpa, perché senza lo Spirito Santo non siamo forti, siamo fragili, commettiamo degli errori. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, salda ciò che è, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Questa è la preghiera che bisogna recitare con attenzione e fervore e non può restare senza effetto questa preghiera. Ora vediamo quali sono questi doni dello Spirito Santo, la classificazione dei doni dello Spirito Santo. Il profeta Isaia, profetizzando la venuta del Messia, dichiara che riposerà su di lui lo Spirito di Dio. Spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di timore di Dio. Quindi noi, incorporati col battesimo a Gesù Cristo, noi partecipiamo degli stessi doni che erano in Gesù Cristo, che secondo l'insegnamento tradizionale sono sette doni. Questi sette doni si possono classificare in varie maniere. Quanto a perfezione, quindi in base alla perfezione di questi doni, il meno perfetto è il timore di Dio e il più perfetto è il dono della sapienza. Oppure si possono classificare se si considerano le facoltà su cui operano. Quindi ci sono i doni intellettuali e i doni affettivi, in base alle facoltà su cui operano, se operano su facoltà intellettuali o sulla facoltà affettiva. Per esempio, i primi che illuminano l'intelletto, i doni intellettuali, sono la scienza, l'intelletto, la sapienza e il consiglio. Questi quattro doni sono doni che illuminano l'intelletto. Quindi sono doni intellettuali, scienza, intelletto, sapienza e consiglio. I secondi, i doni affettivi, fortificano la volontà e sono la pietà, la fortezza e il timore di Dio. Tra i doni intellettuali, poi, tre specialmente producono la contemplazione infusa, quella contemplazione della quale parleremo dopo, successivamente. La contemplazione infusa o passiva, dove Dio è più attivo e noi l'anima è passiva. I doni della scienza, il dono dell'intelletto e il dono della sapienza, questi tre doni intellettuali producono la contemplazione infusa. Quindi per mezzo di questi doni Dio ecco che poi ci unisce a Lui e ci dona anche la possibilità di conoscerlo, di conoscere determinate verità, di ricevere delle rivelazioni, di ricevere delle locuzioni spirituali, eccetera. Per mezzo di questi doni, quindi scienza, intelletto e sapienza, Dio produce la scienza, la contemplazione infusa o passiva. Gli altri doni invece
sono detti doni attivi. Di questi tre doni, scienza, intelletto e sapienza, sono doni contemplativi. Gli altri doni sono invece detti doni attivi. Poi invece si possono anche, diciamo, classificare se si studiano i doni in corrispondenza con la virtù da essi perfezionate. Quindi un dono perfeziona determinate virtù. Per esempio, il dono del consiglio perfeziona la virtù della prudenza. Perché uno se ha il dono del consiglio, lo Spirito Santo per mezzo del dono del consiglio, ci fa partecipare direttamente alla luce di Dio. Quindi la prudenza viene perfezionata dal dono del consiglio, dal dono spirituale del consiglio. Poi il dono della pietà perfeziona la virtù della religione, che è una virtù annessa alla giustizia. La pietà, il dono della pietà perfeziona la virtù della religione, che è quella virtù che dà a Dio quello che gli è dovuto, la lode, il culto che gli si deve dare. Quindi il dono della pietà perfeziona questa virtù della religione, perfeziona quindi il culto a Dio. Poi c'è il dono del timore, che perfeziona la virtù della temperanza, che uno per essere, come dire, per evitare il peccato, per timore di offendere Dio, di mancargli di rispetto, ecco che evita di essere intemperante, perché l'intemperanza poi porta al peccato. Quindi il dono del timore perfeziona la virtù della temperanza. I doni della scienza e dell'intelletto, scienza e intelletto, perfezionano la virtù della fede, perché fanno captare, penetrare più profondamente, in modo più vivo, la fede. E poi abbiamo il dono della sapienza che perfeziona la virtù della carità. Perché per mezzo della sapienza noi assaporiamo, gustiamo l'amore di Dio. E questo amore di Dio ovviamente va a perfezionare anche la nostra carità verso sia di Lui, ma verso il prossimo. Quindi nella, diciamo, poi descrizione di questi doni in particolare, noi quindi seguiremo questa divisione, cioè la divisione che considera le virtù che vengono perfezionati da questi doni. Quindi andremo a vedere poi uno per uno questi doni e andremo a vedere quindi questi doni cosa fanno, come perfezionano le varie virtù. Quindi seguiremo questa divisione perché fa meglio risaltare la natura di ogni dono, appaiandolo alla corrispondente virtù. Quindi almeno uno sa, questo dono qui perfeziona questa virtù. Quindi andiamo poi a vedere uno per uno questi doni in particolare, vedremo quali sono, vedremo quali sono, qual è l'oggetto proprio di ciascun dono, vedremo anche come bisogna, come dire, coltivare questo dono in particolare, per esempio, quell'altro. Quindi andremo nello specifico a vedere uno per uno questi doni dello Spirito Santo. Quindi per quanto riguarda questo video, siamo arrivati alla conclusione. Abbiamo parlato dei doni dello Spirito Santo in generale. Poi, dal prossimo video in poi, parleremo di ciascun dono dello Spirito Santo in particolare e inizieremo a parlare del dono del consiglio, dono dello Spirito Santo, il dono del consiglio. Vi ringrazio sempre per la vostra attenzione. Vi chiedo preghiere, ecco, pregate per me affinché il Signore possa sempre più usarmi, che io possa essere sempre più docile, sempre più recettivo alle ispirazioni dello Spirito Santo e possa essere un suo strumento affinché Lui possa compiere in me e per mezzo di me la sua opera, così che anch'io possa dire come Maria, grandi cose ha fatto in me, l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ecco, pregate per me che il Signore possa donarmi quindi la docilità, ecco, mi possa donare questi doni dello Spirito Santo, possa, come dire, per mezzo di questi doni dello Spirito Santo,
comunicarmi le sue ispirazioni e possa quindi essere io uno strumento dello Spirito Santo, possa vivere già al servizio di Dio, in unione con Dio, per il bene degli altri, del prossimo, e che ci siano tante anime, anche speriamo che ci siano tante anime che possano crescere in questo desiderio di Dio, questo desiderio di essere anche loro, a loro volta, uniti a Dio e strumenti di Dio, perché questo è il senso del nostro vivere sulla terra, essere uniti a Dio e diventare strumenti di Dio. Se non c'è questa unione con Dio, noi siamo già morti, morti spirituali, che vivono una vita che non è vita vera. Per questo si dice che Gesù è la vita vera. E lui era la vita vera, quella vita che illumina ogni uomo. Ecco, perché l'uomo illuminato, l'uomo guidato dalla luce dello Spirito Santo è un uomo che vive veramente. Un uomo invece che non è illuminato dallo Spirito Santo è un uomo che cammina nelle tenebre ancora. Quindi chiediamo al Signore questo, che ci siano tante anime che abbiano questo desiderio anche di vivere questa unione con Dio, che non è altro poi che la beatitudine. Perché se uno vive in unione con Dio, vive beato già da ora, vive felice, perché sa che la sua vita ha un senso, sa che lui già è amato e sperimenta questo amore di Dio. Quindi questo è quello che veramente conta, vivere in unione con Dio per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Quindi vi do appuntamento al prossimo video nel quale iniziamo a parlare del dono del consiglio, del dono spirituale, dello Spirito Santo, del consiglio, il dono del consiglio. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi do appuntamento dunque al prossimo video. Sia lodato Gesù Cristo.